Episodio diverso dei 3 minuti grezzi oggi perché non sono al mio tavolo isolata col mio microfono e le mie cose, ma sono in cucina dove di solito faccio colazione. Infatti diciamo che sto facendo una colazione super prolungata perché dopo aver fatto colazione mi sto trattenendo col mio portatile per leggere le email, comunicare con gli amici, eccetera. Sono qui in cucina perché mi è venuta questa idea di parlarvi di una delle mie ultime, è una passione o è una ossessione? Non lo so, diciamo che è una via di mezzo. Una cosa che ho scoperto, anzi riscoperto, che riscopro ciclicamente e che in questo momento mi sta un po' facendo andare nel pallone. Ce l'ho qua in mano, non la vedete, ma ce l'ho stretta nelle mie due mani. Sto parlando di questo vaso panciuto meraviglioso di frutta sciroppata. Ho riscoperto la frutta sciroppata e in modo particolare le pesche sciroppate. Io sono sempre alla ricerca di qualcosa da mangiare a colazione che non abbia troppi zuccheri, perché altrimenti poi alle 11 mi viene il calo degli zuccheri e mi mangio l'appartamento, che mi sostenga mentalmente, eccetera. Però diciamo che faccio anche attenzione alle calorie che introduco nel mio corpo, perché una pizzata mi fa ingrassare di 2 kg, poi a perdere 500 grammi impiego un mese, quindi ho un metabolismo da sherpa, come disse un giorno un endocrinologo che andai a visitare in preda alla disperazione perché non riesco a dimagrire. Comunque, le pesche sciroppate ho scoperto, forse in generale tutta la frutta sciroppata, ma adesso in particolare, le pesche sciroppate hanno un contenuto calorico abbastanza contenuto, molto meno del muesli. E niente, adesso sto facendo il giro dei supermercati a scegliere, a assaggiare le varie pesche sciroppate. Poi le pesche sciroppate hanno anche la caratteristica che te le vendono già porzionate, perché a te viene voglia di uno spuntino, infili la forchetta e il cucchiaio nel barattolo, nel vaso delle pesche sciroppate, te ne peschi una, te la metti nella ciotolina, almeno io me le mangio così, e poi te la sgranocchi. E la pesca sciroppata ha questa caratteristica, siccome è molto dolce, molto bella, molto matura, non solo ti dà questa sensazione che stai mangiando un dolce buonissimo, però personalmente a me riporta anche all'estate, perché cosa c'è di più bello d'estate che dopo pranzo mangiarsi una bella pesca? Lo so, la frutta non si dovrebbe mangiare dopo pranzo, ma diciamo che questa cosa qua non mi interessa. Per me estate, dopo pranzo, fetta d'anguria, pesca buona, altrimenti non è estate. Quindi mi sono comprata questo vaso che ho pagato un occhio della testa, non mi ero accorta che costasse così tanto, però vi assicuro ne è valsa la pena e adesso vi sto godendo le mie pesche sciroppate.